Lunedì 31 gennaio. Marco 5, 24-34. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo, molta folla seguiva il Signore Gesù e gli si stringeva intorno. Ora una donna, che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va in pace e sii guarita dal tuo male». Carissimi, dopo aver guarito l'indemoniato nella regione dei Geraseni, Gesù si lascia condurre da Gairo, uno dei capi della sinagoga, presso la propria abitazione, per salvare la figlia ormai prossima alla morte. Lungo il cammino una donna, l'emorroissa, malata da più di 12 anni, vedendo Gesù gli si fa accanto, lo tocca, bisognosa di quella guarigione tanto desiderata e mai ottenuta. Le basta toccare il mantello di Gesù per essere immediatamente sanata da questo brutto male. La fede di questa donna è grande, si getta ai piedi di Gesù, riconosce la sua grandezza, la sua potenza e, come dice il Vangelo, gli disse tutta la verità. La donna, infatti, apre il cuore al Signore, si consegna e si affida. E Gesù loda la fede di questa donna rispondendole: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male». Ecco, questa pagina di Vangelo ci aiuti a riconoscere e consegnare a Gesù le fragilità e le ferite che portiamo nel cuore, quelle malattie interiori che solo il Signore può guarire. Affidiamoci a Gesù come l'emorroissa, certi che Lui solo è medico della nostra anima. Buona giornata a tutti.